perché non voglio fare di questa discussione una discussione ideologica, così come appunto non riteniamo in questo momento necessaria una nuova legge riguardo i consultori, specialmente una legge fortemente sbilanciata in maniera ideologica. La legge deve tutelare tutti i cittadini, a prescindere. E riteniamo che la legge regionale presente oggi sia una delle poche, perché è una legge dell'89, ancora attuali e ancora equilibrate, una delle poche forse veramente equilibrate in questa regione. Il problema è che, come troppo spesso accade, questa legge non è attuata. Con la risoluzione che abbiamo presentato noi chiediamo l'attuazione piena di questa legge, soprattutto delle direttive che sono state date da questa regione, perché addirittura le direttive parlano e ribadiscono costantemente il concetto di assistenza sanitaria, psicologica e sociale che va fatta all'interno dei consultori, va fatta nei confronti della singola persona in merito all'assistenza sessuale, sulla sessualità, va fatta in merito alla coppia. Addirittura le direttive parlano di assistenza psicologica e sociale al singolo, alla coppia e alla famiglia, tradizionale o meno che sia, a seconda del concetto che si vuole esprimere o declinare, per difficoltà relazionali, per problemi di separazione e divorzio, anche in riferimento alla consulenza sul diritto di famiglia. Quindi addirittura il consultorio, per come declinato dalla nostra regione, dovrebbe essere un luogo in cui la persona dovrebbe trovare assistenza a 360 gradi, appunto, non solo dal punto di vista sanitario e della prevenzione. Chiaramente noi siamo favorevoli alla prevenzione quando si tratta di interruzioni volontarie di gravidanza. Naturalmente nessuno è indifferente al tema dell'aborto. Chiaramente la prevenzione è il concetto primario ed è la base su cui si devono istruire non solo le nuove generazioni, ma anche i cittadini, tutti i cittadini a tutti i livelli culturali e sociali della nostra regione. Però cosa succede? Succede che nell'ultimo decennio, come spesso accade nei servizi sociali e sanitari di questa regione, questa legge non viene applicata perché mancano i soldi, perché le risorse sono limitate, perché c'è la crisi, perché si preferisce spenderli altrove, o forse si preferisce darli a qualcun altro, magari sempre nel settore privato e non in quello pubblico. Invece i consultori sono un luogo pubblico aperto a tutti i cittadini e sono fondamentali. Temo un po' le parole dette dalla consigliera Mori quando cita le case della salute, che rischiano di diventare un refugio, un peccatorum, dove tutti vanno lì, tutti si rivolgono a queste case della salute, poi non sanno cosa trovano e rischiano di perdersi in un marasma che, anziché aiutare il cittadino, lo fa andare ancora più in confusione. Quindi quello che chiediamo noi con questa risoluzione è la piena attuazione dei consultori familiari, che oggi in Regione Emilia-Romagna sono quasi al collasso. Ci sono file interminabili di donne che chiedono assistenza, addirittura abbiamo segnalazioni di consultori dove viene dato un appuntamento per delle morfologiche di un quarto d'ora tra un orario e l'altro, quando si sa che anche il miglior professionista ha bisogno di almeno mezz'ora per poter fare una morfologica che dia un risultato chiaro e rassicurante per la paziente. Mi metto nei panni di quel medico che ha solo un quarto d'ora per dire a una donna che il nascituro non avrà problemi, senza essere sicuro di poterlo fare perché ha i minuti contati per farlo. Questa non è tutela della salute. Se vogliamo tutelare le donne, le coppie, le famiglie, i nascituri, e vogliamo veramente coltivare una cultura rispetto alla sessualità e ai rapporti di coppia in questa regione, dobbiamo attuare pienamente questa legge. Ad oggi non riteniamo necessaria una nuova legge, chiaramente però voteremo a favore per la discussione, perché comunque riteniamo che sia diritto del consigliere Bignami illustrare nel dettaglio la propria proposta, perché il dibattito democratico è giusto che avvenga comunque, e allo stesso tempo chiediamo a questa maggioranza di far sì che la Giunta poi attui in maniera completa una legge già esistente. Grazie.